del treno tour, siamo alla stazione di Monza, eravamo venuti qui al binario 4 a prendere il treno per andare a Bergamo, perché oggi abbiamo una tappa nella piazza di Bergamo, però purtroppo treno cancellato, onestamente, quindi stiamo attendendo il prossimo. Questa cosa mi fa un po' pensare alla situazione, no? Perché se voi pensate al fatto che stiamo parlando di una modifica di 47 articoli della Costituzione, mi verrebbe quasi in mente di lanciare altre priorità al Presidente del Consiglio, forse quella dei trasporti, che non sarebbe mica tanto negativa. Noi adesso stiamo attendendo il prossimo, ripeto, questo è il terzo giorno, abbiamo fatto un bel po' di tappe, ieri è stata bellissima la piazza di Monza, ringrazio tutti gli attivisti che hanno veramente realizzato, come sapete, sempre senza soldi pubblici e sempre con tutto l'entusiasmo che ci hanno messo, una bellissima serata nella piazza di Monza. Quindi veramente stiamo, pian piano sta aumentando proprio la necessità di persone di poter avere delle informazioni. Oggi sono stato in un bed and breakfast qui a Monza e il proprietario mi ha chiesto dei motivi per i quali votare no, e devo dire la verità che sono tutti veramente, più che chi non è informato, veramente non crede più a questo establishment, dicono: ma se l'ha proposta Renzi sta riforma, chiede pure il voto a suo favore, cioè chiede il sì, io sicuramente voterò contrariamente, perché avrebbe tutte le possibilità di fare qualsiasi cosa e vuole ancora più potere, accentrare il potere e levarci il voto. Io tanti mesi, alcuni mesi fa dicevo: questi non ci faranno più andare a votare, adesso sto avendo delle conferme, delle triste conferme, però nonostante i disagi delle ferrovie dello Stato continuiamo ad informare, ad informarci, e continueremo, saremo anche a Bergamo, perché non ci stiamo mica arrendendo, stiamo solo aspettando il prossimo treno. Avremmo chiaramente potuto prendere magari delle auto a noleggio, arrivare comunque a Bergamo, ma questo treno tour ha anche questo significato: denunciare lo stato della situazione, far capire come vivono i normali cittadini che non prendono il Frecciarossa per andare dalla periferia delle grandi città alle grandi città, ma si muovono sui regionali, che oggi sono il primo mezzo di trasporto in Italia. Quindi stiamo attendendo il prossimo treno, arriveremo con un'oretta di ritardo in piazza a Bergamo. Ma arriveremo comunque. Intanto lì, giusto per rassicurarvi, ci sono già altri nostri portavoce, c'è Luigi Di Mario, c'è Di Maio, c'è Dario Violi, e quindi la piazza inizierà già, noi arriveremo un pochettino in ritardo. Io veramente, l'ha già detto Carlo, però quando vedo queste cose, io mi sono occupato in passato anche di trasporti, per dire, al sud, e ti rendi conto che da Trapani per arrivare a Messina ci vogliono 18 ore, e quindi lì nessuno usa il treno per questo. Qui invece, che tutti usano il treno, se gli cancelli un treno significa non far arrivare la gente al lavoro, quindi il problema è allo stesso modo pesante e fastidioso. È importante capire quello. Questa riforma, io lo dico in tutte le piazze ultimamente, questa riforma ci porta davanti a un bivio: da una parte diamo fiducia a chi ha creato il paese che state vivendo già oggi, perché hanno governato 30 anni tutti insieme, Renzi che si spaccia per il nuovo e in politica da 20 anni. Se gli date un sì, gli date ancora fiducia; se invece date un no, gli dite: avete sbagliato tutto, la nostra priorità non è la Costituzione, il modificarla, ma è il lavoro, i trasporti, la sanità. E quindi, caro Renzi, caro Verdini, tutto l'establishment che ti sta alle spalle, noi con questa nota ti mandiamo a casa e ti facciamo capire che la tua politica ha fallito. Questa è la stata delle cose, noi arriveremo, state certi, ci vediamo in piazza Bergamo, coraggio, arriviamo anche lì. Sì, come sapete appunto, noi stiamo viaggiando per tutta Italia con i treni, io sono in commissione trasporti, per cui a maggior ragione vi posso dire che noi ogni giorno combattiamo contro queste cose, perché quello che noi vediamo è che la maggior parte dei soldi che stanzia lo Stato non è per queste piccole opere, ma che sarebbero le vere grandi opere, ma per opere inutili. Qui per esempio siamo a Monza, qua vicino stanno costruendo la Pedemontana, un'opera assolutamente inutile che costerà 4 miliardi, 4 mila milioni, è già costata 4 miliardi e non l'hanno neanche finita, perché sono finiti i soldi prima del tempo, perché per costruire una parte dell'opera hanno speso i soldi che gli serviva per costruire tutta l'opera. Io vi faccio solo un esempio per darvi uno strumento di paragone. Nell'ultima legge di stabilità, nella legge di bilancio, che è il bilancio dello Stato, sono stati stanziati dallo Stato per il trasporto pubblico locale 4 miliardi, che sono esattamente la stessa cifra che è servita per costruire una parte di una
grande opera. Rispetto, quindi, pensate, una parte di una grande opera, spendono gli stessi soldi per il trasporto pubblico locale di tutta Italia. Questa è l'assurdità. Purtroppo questo governo pensa molto di più alle grandi opere, perché ovviamente è anche più facile mangiarci sopra, perché avete visto quanti casi di corruzione ci sono stati e purtroppo ci saranno ancora, piuttosto che spendere soldi per queste cose. Noi ogni giorno in Commissione Trasporti combattiamo contro questa cosa e cerchiamo di dare più investimenti, più finanziamenti alle ferrovie locali e al trasporto locale, cioè al trasporto su Cordo Raggio, scusate. Pensate per esempio anche all'alta velocità, di cui si sente sempre parlare. È vero, è un servizio ottimo, però pensate che soltanto il 6% dei cittadini italiani usa la Milano-Roma, mentre invece il restante 94% usa i servizi locali. Ecco, pensate a questo numero e pensate al fatto che Ferrovie dello Stato praticamente spende il 75% dei suoi soldi, cioè di investimenti, per l'alta velocità. Per cui il 75% dei soldi di Ferrovie dello Stato vengono spesi per un servizio che viene usato solo dal 6% dei cittadini. Io credo che dovremmo riflettere su questo e cambiare completamente, perché le priorità dei cittadini italiani sono altre. Vogliono avere dei trasporti pubblici locali che ti permettano di andare al lavoro la mattina, di poterti spostare senza usare la macchina, ma con una maggiore efficienza e senza dei servizi che ci sono adesso. Si può fare, basterebbe investire dei soldi di più e basterebbe farlo, perché i ministri che ci sono adesso e anche quelli precedenti continuano a dire che daranno soldi, ma poi in realtà non lo faranno. Noi continuiamo ad insistere, noi continuiamo ad usare i treni locali anche se questa è la situazione, e dateci una mano anche voi per insistere per avere un cambio di priorità. Le priorità sono queste, e anche pensando alla riforma, la vera riforma che ci serve non è certo quella costituzionale, ma è una riforma piuttosto dei trasporti. Queste sono le vere riforme che servono al paese, non una riforma antidemocratica e quindi inutile. Ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci ragazzi, siamo per l'appunto qua in stazione a Monza. Allora, la questione è, ci dicono che vogliono velocizzare il processo legislativo. Cominciassero a velocizzare i treni, cominciassero a renderli efficienti, perché dicono che vogliono efficientare tutti. Oggi si svegliano tutti, Renzi si sveglia la mattina e dice dobbiamo efficientare il processo legislativo, sto ping pong. Come se il processo legislativo e l'efficientamento del processo legislativo, che tra l'altro è una balla colossale, fosse la priorità del paese. Il paese reale è questo. Il paese reale è quello delle persone che si svegliano la mattina per andare a lavorare e trovano o il treno soppresso o il treno in ritardo. Su queste tratte lombarde, dove la mattina anche fare Brescia-Milano con i treni per i pendolari, ci si ritrova ammassati sempre nella stessa carrozza, che già uno la mattina non è che sia contento di solito durante la settimana, durante i giorni feriali, di svegliarsi alle 5 e mezza o alle 5 del mattino per prendere un treno alle 6 e mezza, 7 per incominciare a lavorare alle 9. Allora, bisogna efficientare il sistema del trasporto pubblico, e la dimostrazione è quello che succede quotidianamente. C'è questo immaginario di divisione tra nord e sud. Sì, effettivamente nel sud del paese mancano alcune opere e infrastrutture, ma poi dove invece queste opere ci sono non funzionano, funzionano male, non c'è la manutenzione che dovrebbe esserci, e come sempre, soprattutto dove arrivano finanziamenti di una certa natura, poi vai a scoprire, vai a vedere dove finiscono effettivamente questi soldi. Allora, il problema oggi in Italia non è quello della riforma costituzionale, soprattutto non è mettere e accentrare i poteri nelle mani di pochi uomini che poi diventano i riferimenti diretti delle multinazionali, diventano i riferimenti diretti dei gruppi di potere che arrivano anche dall'estero. Il problema in Italia è rendere accessibile il benessere, rendere accessibile tutti quei servizi di cui abbiamo bisogno quotidianamente. Ora, anche qua, la situazione della stazione non è una delle situazioni migliori. Comunque Monza è un centro, è una stazione che serve un bel agglomerato di popolazione che si deve muovere quotidianamente. Noi oggi siamo qua di sabato, comunque c'è già un bel via vai, ci sono i treni soppressi, immaginiamo durante la settimana cosa succede in situazioni del genere, tra l'altro al freddo, magari sotto la pioggia, e quindi sono situazioni che veramente sono paradossali. I soldi oggi si possono tra l'altro recuperare, stava dicendo Paola prima molto bene, dalla legge di bilancio. L'abbiamo in discussione proprio in questi giorni, la legge di bilancio, presso la commissione bilancio abbiamo avuto il decreto fiscale tra
la commissione bilancio e finanze e lì si spendono i soldi. E lì si spendono i soldi e vai a vedere che i soldi vengono utilizzati per le solite e sistematiche marchette elettorali che servono a fine anno per accumulare qualche voto. La storia dei 97 milioni di euro per il torneo del Ryder Cup di golf non è una stupidata. Cioè hanno provato, ricordiamolo bene in modo che tutti voi possiate sapere questa situazione. In legge di bilancio mettono 97 milioni di euro con una norma a garanzia di un comitato promotore che deve organizzare il torneo di golf internazionale del Ryder Cup. Nel comitato promotore, vai a vedere, ci sono il figlio di Gianni Letta, Gubitosi, ex dirigente e direttore della RAI, ci sono i renziani più noti, c'è la moglie dell'ex ministro Frattini. Ci rendiamo conto che questa è una norma marchettara proprio al massimo, la facciamo presente, viene stralciata, quindi è l'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati che in virtù delle nostre pressioni straccia la norma dalla legge di bilancio, non si accontentano e cosa fanno? Provano a inserirla nel decreto fiscale, un altro decreto, e anche lì ci rendiamo conto della situazione, facciamo la pressione che dobbiamo fare, perché anche questo fa un'opposizione, fa in modo che gli uffici della Camera dei Deputati e del Senato lavorino come devono lavorare. Se queste persone che devono fare il loro lavoro trovano una sponda politica reale ed onesta, non hanno paura di dire no al governo, non hanno paura di dire no a Renzi nel momento in cui forza i processi legislativi. Così è stato, così abbiamo fatto e l'hanno tolta. Cosa fanno? Cercano comunque di reinserirla in altri decreti. Ora c'è uno stanziamento tabellare nella tabella del Ministero dell'Economia e Finanza che destina 5,7 milioni di euro per 10 anni al CONI, ma in riferimento proprio a questo torneo di golf. Quindi ci rendiamo conto che ancora una volta sono questi gruppi di potere all'interno anche delle federazioni, all'interno delle fondazioni, all'interno dei comitati di potere che vogliono utilizzare e utilizzano i soldi dei cittadini italiani per i loro stessi interessi, tant'è che dietro a tutto ciò ancora una volta c'è quel Malagò che è rimasto a bocca vuota dopo il nostro no alle Olimpiadi di Roma. Oggi i soldi in Italia devono essere utilizzati per delle cose precise, devono essere utilizzati per i servizi ai cittadini. Continuano a tagliare i soldi agli enti locali, continuano a tagliare i soldi alle regioni e ai comuni, ma voi vi rendete conto che nei vostri comuni ormai neanche i servizi essenziali vengono più erogati, nei servizi per il sociale, nei servizi per l'infanzia. Alcuni comuni non hanno gli autobus per trasportare i disabili, i ragazzini disabili a scuola e poi spendono 97 milioni di euro per un torneo di golf. È il paradosso italiano, dove spostano l'attenzione su un qualcosa di cui non ci può interessare, vedi adesso la riforma costituzionale, mentre il paese è completamente il ginocchio perché non ci sono i soldi destinati ai servizi essenziali. Ora, fra poco ci vediamo a Bergamo, rimanete in diretta anche con noi perché da questa pagina del Movimento 5 Stelle continueranno ad esserci delle dirette. Luigi Di Maio per alle 10.30 direttamente dalla piazza di Bergamo, mentre noi saremo probabilmente sul treno, seguite anche Luigi in diretta dalla piazza e poi seguite sempre questa pagina perché ci saranno le dirette anche dal treno, ci saranno una serie di dirette dalla piazza stessa e poi magari vi gireremo anche qualche foto di qualche situazione particolare di queste ore. Ciao a tutti! Mentre diciamo quanto laminano sti 5 stelle per un treno soppresso, mentre pensate magari questo, guardate il tabellone cosa dice, questo è il treno che doveva passare 15 minuti fa e guarda quell'altro accanto. E guarda quello accanto, no, perché sono tutti dei casi strani, che è la giornata che è un po' particolare il sabato, però vedete proprio un attimo, un secondo fa magari avete pensato mamma mia quanto la fanno lunga per un treno cancellato, può succedere, però cavolo, dopo un secondo il binario 4 arriva quello dopo 15 minuti di ritardo, dopo di 20 minuti, insomma le priorità sono altre. Quali sono le priorità, Davide? Assolutamente investire nel settore ferroviario, perché voi pensate che Regione Lombardia finanzia i trasporti e il 95% di questi soldi andranno a finanziare grandi opere inutili. Prima Paolo ha parlato di Pedemontana, l'autostrada più cara al mondo, più di 5 milioni di euro al chilometro per fare una cosa inutile. Ecco i soldi dove vanno investiti, nel trasporto locale, l'abbiamo sempre detto. E voi immaginate, oggi è sabato, immaginate in settimana, quando la gente va a lavorare, al posto di salire su un treno decoroso, si sale su carri bestiame. Questo ve lo dico perché quando noi andiamo a Roma, dobbiamo prendere il treno, prendiamo questi treni che sono carri bestiame e immaginiamo il disagio dei cittadini che vanno a lavorare. Molte volte non
possono neanche andare a lavorare o arrivano in ritardo perché o sopprimono i treni o i ritardi sono in continuo ritardo. Quindi gli investimenti giusti e reali sono questi: trasporto locale, per poi aggiungere lavoro stabile che si costruisce finanziando opere utili e fatte bene per il popolo italiano. Considerate che circa 1 milione di persone entra a Milano ogni giorno lavorativo, significa che 1 milione di persone si sposta su ferro o su gomma per entrare a Milano ogni giorno. Diceva bene Davide, oggi è sabato e comunque la stazione è piena. Pensatevi di settimana quello che succede, qua siamo a Monza ed è l'arteria, diciamo, principale per Milano. Un blocco di questo tipo ti paralizza una città e state certi che i datori di lavoro, specie col Jobs Act, della scusa che il treno è stato cancellato non gliene può fregare di meno, quindi rischi anche magari il posto di lavoro. Ci vediamo in piazza, ciao ragazzi. Ciao a tutti.